Io sono grata ad Alfredo Baldi per l'amicizia, per l'analisi del suo testo e naturalmente a entrambi, Alfredo Baldi e Milena Vukotic, che per me ormai sono famiglia. E per una serie di motivi che non sto qui a elencare, quindi ringrazio pubblicamente la vicinanza a loro in questo momento anche per me delicato. Alfredo lo abbiamo conosciuto attraverso la sua produzione, attraverso il suo scrupoloso e attento lavoro e quindi non potevamo che chiedergli di essere con noi in Istituto Filosofico per la presentazione di questa ennesima fatica, perché un libro è sempre non soltanto l'orgoglio di chi lo scrive e il pensiero di chi ha fatto un'analisi così attenta del testo, ma è anche un motivo per cui ci si aggira fra le pagine fino all'ultimo minuto e qualche volta si pensa che si potrebbe sempre aggiungere qualcosa. E immagino che anche per Alfredo ci sia stato questo. Ecco, questo libro è ricco di, ma non sarò io ovviamente, io sono una filosofa, quindi non entro nel vostro campo di indagine, ma sono felice di aver scoperto invece, attraverso questo libro, una Valentina Cortese che mi era stata solo raccontata e quindi intanto la giornalista Carmela Maietta e sono grata, diciamo, perché ho potuto attraverso questo testo capire molto di più. Ma è chiaro che l'approccio qualche volta di una filosofa, di un filosofo, di uno storico diventa l'approccio che è quello sempre esistenziale, no? Il cinema ci ha attraversato sempre, attraversa le nostre stagioni della vita, quindi non possiamo che essere grati a chi il cinema lo produce, a chi il cinema, il teatro lo fa, rivivere anche attraverso testimonianze così attente. E, in realtà, il cinema come arte, ma il cinema come linguaggio è qualcosa che ci riempie di occasione di confronto. E io ho seguito la presentazione di questo libro di Alfredo Baldi presso l'Università Federico II e ne sono stata colpita per una serie di cose che erano testimoniali, che erano non soltanto le testimonianze e l'immagine tempo, diciamo, con cui ci si relaziona, un'immagine tempo con cui i filosofi hanno molto a che fare, no? E c'è sempre una originalità che non è soltanto legata all'immagine movimento che abbiamo in mente, alla logica di una sensazione o alla logica di un percorso filmico, ma c'è qualcosa che entra dentro nel nostro vissuto e che ci fa esplorare molto di più di quanto noi possiamo immaginare. D'altra parte, il rapporto che io intravedo, diciamo, fra il cinema e il discorso filosofico è un rapporto che mi serve a capire molto di più, diciamo, dell'essere umano e lo si fa attraverso una percorrenza. Allora il cinema diventa non soltanto un atto di sacralità, come tutte le arti in qualche modo incrociano, diciamo, questo nostro senso di essere, ma anche questo nostro modo di dissacrare i tempi, di essere in una logica che è anche la logica con cui noi apprendiamo qualcosa. E se è vero che ci nutriamo di tutto questo, è anche vero che dobbiamo all'incidenza degli studiosi, alla percorrenza degli studiosi, un movimento che apparentemente è circolare, ma che secondo me incrocia anche delle diversità per acquistare ed acquisire la sensazione che il mito e il racconto anche di un personaggio diventano poi qualcosa di cui noi ci appropriamo. E forse più che mai l'immagine di Valentina Cortese, che lui ci narra attraverso una specifica e inviolabile, diciamo, costruzione della sua attività, ma anche dell'essere stati amici, dell'essere stati in qualche modo presenti in una realtà sicuramente meno accademica, no? E più confidenziale, ci dà il senso di un'apologia.
E quando noi troviamo questo linguaggio, sicuramente raggiungiamo qualcosa che leggendolo diventa effettivamente per me il mito. E il mito non è soltanto legato a qualcosa di arcaico, è il mito di qualcuno che abbiamo ben chiaro dinanzi, che è caratterizzato anche da quella forma del fare, no? Quello che noi definiamo l'atteggiamento in cui il ragionamento aristotelico ci sostiene. E questo per entrare, diciamo, un po' a passi felpati e con cautela in un testo invece che esponenziale, un testo che è di grande apertura, che forse non è un testo soltanto e principalmente per gli addetti ai lavori, ma ci rende possibile una definizione e ci fa giungere a affermare quella potenzialità, quel dinamismo che sicuramente il linguaggio ci dona. E ce lo dona attraverso questa egemonia indiscussa della parola. Alfredo usa moltissimi riferimenti di tempo, temporale, quindi, dove noi possiamo ritrovare gli impegni teatrali, gli impegni che raffigurano un po' la storia, no? La storia del piccolo teatro a Milano, di tutto quello che è caratterizzato da un impianto che lui sceglie. Molto bella anche la composizione delle immagini, il ritrovamento, diciamo, di tutto quello che noi possiamo cogliere attraverso queste immagini, che sono tappe essenziali della vita di Valentina Cortese. Io credo che una fonte di pathos ci sia in ogni libro che si scrive. C'è sempre qualcosa che ci riconduce, diventa impianto narrativo, ma diventa anche il modo con cui noi ci relazioniamo agli altri. Allora il testo, che è sicuramente un testo specifico, un testo che ci rende ragione di questa figura, ci dà però l'anelito e fa da ponte. Per noi, generazione che deve rivalutare, deve tenere sempre memoria di tutto questo, perché se perdessimo la memoria di chi ci ha preceduto, se perdessimo l'occasione, diciamo, di condividere sia l'impostazione del testo, ma anche l'occasione che abbiamo di andare oltre, no? E oltre è la tragedia della vita, intanto, perché la vita presenta il conto inaspettatamente, insieme ai successi, insieme agli insuccessi, insieme al tornaconto di un'esistenza, esprime un'originalità. Ed ecco che il testo fa emergere sicuramente una grande persona con una sua essenza, una sua interezza, un suo modo di essere, che diventa per noi lo studio e il compito a cui Alfredo ci sottopone, no? Ci sottopone perché ci costringe ad un'analisi. E allora questa nostra occasione di confronto, secondo me, è un'occasione valevole per due ordini di motivi. Intanto, per le aspirazioni di coloro che hanno aspirazioni nel mondo del cinema, nel mondo del teatro, per i giovani, ecco perché sarebbe stato bello che il professore coinvolgesse i suoi allievi, perché c'è sempre qualcosa da imparare. Come noi impariamo dal testo di Alfredo, sicuramente il professore che ha a che fare, ovviamente, al suo orso va bene in casa con i suoi allievi e quindi li castiga in altro tipo, in altro incontro, li ha appena castigati. Ecco, ci dà la misura di questo nostro esserci. Il nostro esserci al mondo è fatto di questi incroci, di queste possibilità di occorrenza, diciamo, della parola. Questa parola di Alfredo a me risulta una parola molto interessante, anche se non sono nel mio specifico, ma appartiene a quello che noi possiamo fare. Quando si apre la porta di una casa si cerca di intravedere qualcosa e questo libro ci apre a qualcosa, così come un libro che amo molto,
si apriva il balcone sull'amata Parigi di Margherita Pieracci Harwell, che ci fece vedere il mondo di Simone Weil. Ecco, Alfredo invece ci fa vedere il mondo di Valentina Cortese, un'artista, una donna, una capacità, quella di Alfredo, di indagare, ma non c'erano dubbi, diciamo, sulla particolarità del lavoro di Alfredo Baldi, che vediamo persona molto riservata, molto silenziosa. Io lo immagino nel suo studio, che ho avuto il piacere di vedere da vicino, e lo immagino quando deve costruire con questa urgenza che ognuno di noi sente quando scrive un libro, l'urgenza della parola, un messaggio che sia molto chiaro per tutti. E soprattutto quell'arte, vogliamo dire romantica della creatività, perché c'è anche un'arte romantica della creatività in cui ognuno sperimenta la possibilità di intraprendere un cammino. E questo cammino io sono lieta di averlo introdotto oggi in un ambiente che mi vede qui da 35-40 anni. Grazie Alfredo Balbo. E adesso subito la parola, o vuoi fare subito una domanda? Ah, vuoi fare subito una domanda? Premetto che mi fa molto, veramente grande piacere questo libro su Valentina Cortese, perché ti devi avvicinare. L'abbiamo ammirata moltissimo. L'abbiamo ammirata moltissimo. Sì. E quindi avere un libro su Valentina Cortese mi ha fatto veramente immensamente piacere. Però volevo fare una domanda a proposito. Lei è stata, diciamo, una delle ultime dive, no, una domanda che pongo a tutti e due. È stata una delle ultime, veramente una delle ultime dive, sia del cinema che del teatro. Però, mentre non so, di altre dive, noi ne abbiamo comunque ogni tanto conoscenza, no? Delle rimembranze, ogni tanto ci ricordiamo. Com'è che Valentina Cortese, con tutto quello che è stato, ecco, diciamo, può, è stato un po' nel dimenticatoio, non è più quella diva di una volta, non la ricordiamo come ricordiamo altre dive di Panna Magnani e altre cose. Rispondo. Sì, a tutti e due. Poi, ma non lo so perché fosse Valentina Cortese non è stata una protagonista assoluta di tantissimi film, come lo sono state altre attrici, appunto, come le ricordava Anna Magnani e Silvana Mangano, le quali però, grandissime attrici, senz'altro, non hanno mai assurto alla la personalità di una diva, ecco, mentre invece di Valentina noi sentiamo che è stata una diva, cioè una persona la quale, pur importantissima nel suo campo professionale, non è stata una delle personalità più importanti, più attive, sia nel teatro che nel cinema e anche in televisione. Ma soprattutto è stata una diva nella vita privata e nella vita pubblica, cioè una persona la quale quando arrivava si sentiva arrivare per come era vestita, per come incedeva, come camminava. Sì, anche quel turbante che metteva in testa, insomma, tutto il suo aspetto esteriore la faceva apparire al pubblico come una diva. Arrivava lei e sembrava dicesse, ecco, arrivo io, arriva la diva. E il pubblico questo la capiva. Quando c'erano le prime della Scala, il 7 novembre, si aspettava l'arrivo di Valentina Cortese e di Carla Fracci, queste due dive. Le altre, poi importantissime, erano un pochino in secondo piano. Le vere dive erano lei, Valentina e Carla. Dunque, io intanto prima di rispondere o di provare a rispondere a questa domanda, voglio dire anche la mia emozione nel ritornare qua dopo più di 30 anni, dove sono stato da allievo borsista
e ora ritorno, penso di non essere più entrato, nonostante la mia ormai trentennale napoletanità su Rozzolina, però, e quindi siamo anche a un passo, e mi piace anche diciamo che una filosofa come lei, sentire da una filosofa espressioni legate al cinema come immagine tempo o all'arte come logica di una sensazione, tutto diciamo un sottofondo deleuziano che mi è molto familiare e caro. E poi c'è un altro motivo che mi fa molto piacere. Io da ormai 30 anni appunto faccio un po' la navetta fra Pisa e Napoli, abito in parte dell'anno a Napoli, in parte dell'anno a Pisa, e questo libro, portare questo libro qua, è il libro di un editore pisano che si presenta a Napoli, quindi diciamo, è la concretizzazione di questo legame di cui Alfredo è testimone anche oggi, essendo qua. Quanto alla domanda che faceva, perché non si ricorda come Anna Magnani o come Silvana Mangano o come forse anche altre attrici straniere, non so, Catherine Deneuve per esempio, ma perché secondo me è stata molto trasversale, sia in orizzontale che in verticale, cioè non si è mai concentrata su un solo media come sostanzialmente ha fatto la Magnani, che prima è stata attrice di teatro e poi quando ha cominciato a fare il cinema ha praticamente smesso con il teatro, oppure come ha fatto anche la Mangano, che ha praticamente fatto tutta la vita dentro il cinema. Valentina Cortese, appunto, come ricordava Alfredo, ha mantenuto sempre una presenza, forse non soprattutto, è sbagliato dire soprattutto, ma molto teatrale, insieme a quella televisiva, insieme a quella cinematografica e anche, dicevo, in senso verticale, perché il libro lo mostra bene. Lei comincia non proprio con il muto, perché era nata nel 23, quindi non poteva cominciare con il muto, però ha lavorato con Gennaro Righelli, che è un regista che viene dal muto, ha lavorato nel periodo del cinema sonoro, ma con un regista emblema, diciamo, della produzione italiana del muto, e poi ha lavorato con tanti altri, con Fellini, con Antonioni, con Truffaut, ha lavorato in America, eccetera, eccetera, e quindi ha percorso con Wells, ha percorso, diciamo, anche verticalmente, cronologicamente, tutto il periodo, no? Quindi diciamo si è un po' disseminata sia in orizzontale che in verticale, lasciando molte impronte e forse meno un'impronta decisa come quella che ha lasciato, non so, la Magnani, che colleghiamo tutti a Roma Città Aperta o a Bellissima, o Catherine Deneuve a Bella di Giorno o a altri film, a Ferreri. O la Mangano, eccetera eccetera, Riso Amaro, e lei la ricordiamo per molte presenze, no? Le Amiche, Giulietta degli Spiriti, Effetto Notte e molte altre, dove però, come diceva già Alfredo, non era l'unica presenza quella che marcava diciamo, il film come presenza assoluta femminile. Una domanda un po' più tecnica, che lei aveva una presenza scenica magnetica, cosa vuol dire avere una presenza scenica magnetica? Ma a questa domanda forse risponde meglio Milena, che sa tecnicamente come si può restituire il magnetismo.
da spettatore, io posso dire da spettatore o da spettatore critico, che cosa vuol dire una presenza scenica, soprattutto cinematografica, magnetica, avere la capacità di, come dire, di convogliare non solo lo sguardo dello spettatore, non solo lo sguardo della camera, ma in qualche modo di fare in modo che la recitazione di tutti contribuisca alla recitazione dell'attrice, no? Cioè, quindi, come dire, che sia al servizio della recitazione, in questo caso di Valentina Cortese, no? Quindi mi sembra che in questo senso si può parlare di un magnetismo, come se non solo da parte del pubblico, ma anche da parte dei coprotagonisti della scena ci fosse una specie di forza centripeta che li porta a trasmettere la loro energia scenica verso l'unica, diciamo, verso l'unica interprete. Però forse sicuramente sì, Milena può rispondere, certo, meglio di me. Forse il fascino che lei aveva nella sua presenza, diciamo, umana e non in palcoscenico, era un'attrazione fatale che riusciva appunto a trasmettere in scena attraverso gli autori che riusciva, che ha rappresentato, e soprattutto dal suo modo molto personale di essere nella vita. È abbastanza indefinibile e allo stesso tempo quasi naturale averla vista così, perché non avrebbe potuto essere altrimenti. Non lo so, è quello che mi viene. Grazie. Volevo domandare all'autore, diciamo, parliamo un po' del libro adesso. No, mi ha colpito un po' il titolo che dice Valentina Cortese, un breve secolo. Perché un breve secolo? Ma un breve secolo è un titolo che mi è venuto così spontaneo, più a effetto che altro. Però in effetti è un breve secolo perché Valentina Cortese ha lavorato per più di 70 anni, un periodo lunghissimo che però a noi ci sembra veramente breve. Dal 2012, ultime sue apparizioni pubbliche, risalendo al 1942, c'è una enorme quantità di apparizioni e di interpretazioni che però, almeno nella mia visione temporale, sono tutto sommato molto brevi, molto, molto rapide, molto veloci. Diciamo, ecco, nel scrivere, nel fare libri, quanto ha pesato la sua vita privata? Una vita abbastanza movimentata, molto... Valentina, no? Di Valentina, sì. Se la colpite di più, l'ha detto la sua attività, o anche la sua vita privata molto abbastanza movimentata? Beh, la sua vita privata è stata molto importante. Infatti, la prima versione di questo libro che ho pubblicato 10 anni fa, sempre con lo stesso editore, si chiamava Le nove vite di Valentina Cortese, proprio perché ha avuto tante vite diverse Valentina, a cominciare dall'infanzia, che ha passato in condizioni economiche molto difficili, perché ha vissuto in una campagna lombarda insieme ai contadini lombardi per i primi 8-9 anni, quindi insomma condizioni particolarmente disagiate, che poi mano a mano si sono evolute, sono migliorate anche improvvisamente, con ribaltamenti, con modifiche impreviste, insomma. Quindi la sua vita privata ha avuto una grande importanza,
anche nella sua carriera. E quindi anche questo mi ha incuriosito molto, la vita privata di Valentina, non solo la sua vita professionale, ma soprattutto forse la sua vita privata, appunto, le sue tante nove vite, che forse poteva essere anche di più se uno avesse voluto contarle molto più puntigliosamente. Noi adesso, penso che hanno caricato, poi tu mi dirai tu Alfredo, hanno caricato delle tue immagini, mi dirai quando le vogliamo... Non so se vogliamo far parlare, far fare una lettura, sì, di Milena. Sì, certo, intramezziamo con la prima lettura di Milena Vukotic e poi il professore e poi queste... Questo è tratto dal libro... Questo è tratto dal libro. Del libro. Io sono milanese di Porta Nuova. Milano è il mio grembo materno, la mia cuccia dove mi rifugio, cane bastonato, a leccarmi le ferite o a gioire raggomitolandomi tutta dentro come un gatto felice. Milano è anche la mia più cara amica, con la quale divido il bene e il male della vita. Poi Milano è buona e generosa con te. Come non esserle grata quando ti avvolge in quel sipario magico di nebbia per cancellare il male che ti gira intorno. E poi per farti ritrovare all'improvviso uno spiraglio di azzurro, di luce. Però io penso con nostalgia alla Milano della mia infanzia, ormai quasi scomparsa. Mi ricordo che a 7 anni, con i miei piccoli amici, andavamo scalzi a cercare sul fondo del Naviglio in secca, vicino al Tumbun de San Marc, collanine, anellini, piccoli oggetti caduti o gettati qua e là. Era come una caccia al tesoro che si svolgeva tra un ponte di ferro e l'altro. L'infanzia è un punto cardinale della mia vita. Alla tenera età di un giorno, la levatrice che aiutò mia madre 19enne a partorire mi pose tra le braccia amorevoli di una baglia, una contadina lombarda che, dopo un frettoloso battesimo nella chiesa di San Giovacchino a Porta Nuova, mi portò nella sua povera dimora di Agnadello, vicino Crema. La famiglia nella quale sono cresciuta era povera ma dignitosa. Quei primi 7 anni trascorsi con loro, tra quella gente meravigliosa e fiera che sono i contadini della Lombardia, sono stati determinanti per me. È con loro che ho imparato a camminare nella vita. Sono loro che mi hanno plasmata, con loro si è formato il mio carattere. Non ho mai dimenticato la loro verità, i loro valori e la loro grande umanità. Quel tanto d'umano, di vero che ho, mi viene tutto da lì, da quell'infanzia povera, ma calda. Ma Marina, mia baglia, allattava me e la sua bambina. Il marito, papà Giuseppe, faceva il falegname e con quel poco che guadagnava ha tirato su me e i suoi 2 figli, come meglio ha potuto. Mia mamma, certo, avrà pensato al mio mantenimento, ma era troppo giovane per sentirsi madre e poi si era appena diplomata in pianoforte al conservatorio e tentava di affermarsi. In 7 anni venne a trovarmi 2 volte, quando avevo 1 anno e poi a 3 anni. Mi dicevano che era la zia Olga, una signora molto bella, ma molto diversa dalle persone con cui ero abituata a vivere. Arrivava con una bellissima macchina scura,
accompagnata da un autista. Il suo apparire mi creava un'oscura, indefinibile angoscia. Non mi ha mai portato un giocattolo, soltanto una volta una scatola di biscotti. Un giorno, mentre stavo lavando i miei fazzolettini nella roggia, sento arrivare una macchina. Allora era un avvenimento, a quei tempi di macchine ne giravano davvero poche. Le donne, per spaventarmi, cominciano a gridare: «Valentina, è la zia Olga che viene a portarti via!» Io allora scappo, corro a chiudermi là dove papà Giuseppe lavorava da falegname e resto lì delle ore. Sai, la somma di questi sentimenti confusi ed oscuri timori, queste emozioni troppo forti, io penso che tutto questo abbia lasciato un segno. Credo che se sono così stranita a volte, inafferrabile, forse dipende da queste paure infantili. Vivere immersa nella natura è stato un gran privilegio. Di giorno in giorno scoprivo le bellezze del mondo, i suoi colori, i suoni, i profumi, le rondini, le libellule così lievi e trasparenti. La struggente bellezza degli alberi e poi l'ebbrezza di camminare scalza sui prati bagnati di rugiada, sprigionanti aromi acri d'erbe selvatiche che io aspiravo con inconscia voluttà, mentre sotto i miei piedini di bambina, da quel fresco, percepivo come un pulsare, un vibrare d'ali ancora troppo piccole perché potessero volare, un tremito d'elitre, un leggero stropiccio di zampette, di piedini. Era il palpito delle innumerevoli creature che comunicavano la loro gioia di vivere o il loro timore di vivere. Era la vita che urgeva in me come in loro, la vita che mi voleva sua. Ripensandoci sono stata felice. Mi sentivo amata, libera e protetta. Perché anche nella miseria, non conoscendo altro, sono stata una bambina felice. Ricordo con tanta dolcezza le sere d'inverno quando, dopo una cena modesta e in casa si era esaurito il fuoco del camino, per risparmiare la legna andavamo a riscaldarci nella stalla dei vicini. Io seduta sul cadreghin con la testa appoggiata sul grembo della mia baglia ascoltavo le voci familiari dei contadini che a volte si divertivano a raccontarci storie incredibili di faine, di lupi, di streghe, spaventandoci a morte. Le donne recitavano il rosario e noi bambini, a poco, ci addormentavamo sul loro grembo. Avvolti nel tepore caldo e buono delle mucche. Poi, a una certa ora, andavamo a dormire. Le contadine mi volevano bene. Ricordo i loro grembiuloni neri di cotone, i fazzoletti calati giù sulla fronte, giù, quasi a coprirsi gli occhi, come a voler nascondere, non so, i loro segreti, le loro tristezze, il sudore, o chissà, le loro paure. I loro fazzoletti erano scuri, di cotone, con qualche fiorellino bianco qua e là. Solo la domenica erano di seta nera. El riot si chiamava in dialetto ed era considerato un segno di pudicizia, di eleganza povera. E in fondo questo foulard che mi metto sempre è per me come una loro carezza che continua ad accompagnarmi. Ecco.
la parola al professore Sainati. Volevo domandare al nostro autore un'espressione bellissima che ha usato, eleganza povera. È un'espressione stupenda, professore, questa espressione, questa eleganza povera, che cos'era per Valentina? L'eleganza povera? Questa è un'espressione di Valentina, evidentemente nella modestia dei costumi dei contadini di quell'epoca, però c'era tutta l'eleganza di portarli con dignità, di portarli con senza ostentazione, ma con dignità. Ecco, questa secondo me poteva essere l'eleganza povera a cui Valentina fa riferimento. Hai capito? Cioè vedere lì, vedere a me. Ma dunque, niente, Valentina io non l'ho conosciuta personalmente, e quindi l'ho conosciuta attraverso i film, naturalmente, e ora riconosciuta attraverso il libro di Alfredo Baldi. E intanto quello che mi colpisce, che è venuto fuori anche dalla lettura, dalla bella lettura che ha fatto Milena, è proprio questa capacità affabulatoria, no? Di costruire immagini, di rendere plastiche no? le scene attraverso il linguaggio. Sembrava quasi, diciamo, una costruzione sinestesica, no? Sembrava di sentire gli odori della stalla, il tepore delle mucche, oppure di immaginare questi grossi seni delle contadine che avvolgevano i bambini, no? C'era proprio questa specie di carnalità nella nel racconto che fa Valentina di questo suo ricordo dei primi anni. E insieme a questo c'è anche nel libro, viene fuori molto bene, una visione quasi fiabesca della propria vita, no? Valentina racconta in forma anche molto affettiva, questo è uno dei caratteri del libro, evidentemente c'è il pathos di cui si parlava prima, cioè questa empatia fra l'autore e il suo oggetto. Del resto lui la chiama sempre Valentina, non la chiama mai la cortese o cortese come oggi per, diciamo, vezzo, politically correct si direbbe, no? Togliendo l'articolo femminile. Valentina è quindi prima di tutto un oggetto affettivo, un soggetto affettivo, ma è anche nel racconto che emerge dal libro l'artefice di una grande costruzione fiabesca. Cioè, per esempio, il racconto, ci sono due racconti che mi ricordo e che mi avevano colpito. Uno di come lei racconta del suo esordio al cinema. E lei dice, io da giovanissima moglie di Victor De Sabata, del primo marito che era un direttore d'orchestra, un notissimo direttore d'orchestra, abitavo a Roma, giravo per Roma con uno zio architetto che mi portava a vedere le bellezze di Roma. Un giorno mi portò a Cinecittà e lì ritrovai Guido Salvini, che era un regista che avevo incontrato proprio con Victor De Sabata pochi mesi prima. Da quell'incontro nacque il suo matrimonio, il suo primo matrimonio, e poi, dice, io incontrai Victor De Sabat, incontrai Salvini, che stava proprio facendo un casting e cercava una persona, e mi vide e disse, tu sei proprio la persona che mi serve per questo film. Quindi d'improvviso lei esordisce al cinema, così solo perché è andata, nel racconto che ne fa ad Alfredo, in visita a Cinecittà in compagnia dello zio. Cioè questa area un po' magica, fiabesca,
annebbiata, no, quasi felliniana del cinema, come di un posto magico dove può succedere di tutto, dove le vite si possono rivoltare d'improvviso. E questa cosa poi continua. Dopo un po', lei dice, tornai a Milano per qualche tempo ed improvviso mi arrivarono due contratti, dalla ICI e dalla Scalera, così nella posta quotidiana, cioè chi riceve ingiunzioni di pagamento e chi riceve contratti così. Appunto con questo tono sempre, e con questo stesso tono Fiabesco racconta invece un altro debutto, non suo. Dice, una volta ero a Londra per fare un film e stavano cercando un personaggio femminile, io vado al bar e stavano facendo un casting. Io vado al bar per bere un'aranciata e una ragazzina che era lì al bar mi dice, ma secondo lei mi prenderanno? Dice, ho appena fatto il casting e mi piacerebbe essere presa. Allora io torno su, io Valentina, torno su da regista e gli dico, ho trovato la mia sorellina e devi prendere questa. E questa che lei ha iniziato in questo modo così, diciamo, facile e gioioso e levigato al cinema era Audrey Hepburn, no? Che esordisce nel suo racconto così. Ora io non sono sicurissimo che tutte queste storie siano andate così, ma mi piace proprio il tono con cui la vita del cinema viene rivista, la vita di quel cinema, di quell'epoca del cinema, che certamente un certo tono di magia e di fiaba e anche qualche volta di improvvisazione, di fortuna ce l'aveva, ma era comunque sempre una macchina industriale, però veniva raccontata, veniva vissuta anche a volte dai suoi interpreti in questo modo. Vogliamo raccontare un po' di questa lunghissima relazione con Stelle? Alfredo. Di questa? La relazione con Ma con Stelle è stata una relazione che è durata 14 anni, è iniziata come una relazione esclusivamente professionale, come attrice del piccolo teatro, all'inizio non come protagonista. Il primo lavoro che lei ha fatto era un lavoro giovanile di Chekhov, Platonov e gli altri, quindi questo con la regia di Stelle. Poi ne ha fatto un altro, sempre per il piccolo teatro, senza la regia di Stelle, La congiura di Giorgio Prosperi. Poi naturalmente c'è stato un altro lavoro con Stelle ed è inevitabile che questa vicinanza artistica si sia poi trasformata, visto anche il fascino che aveva Stelle su tutte le attrici che lavoravano con lui. Stelle aveva un fascino incredibile, un fascino indubbio sulle donne e sulle attrici in particolare con le quali lavorava. E quindi questa relazione professionale si è poi trasformata in una relazione anche amorosa, diciamo, amorosa che nei suoi alti e bassi dal 1959 è durata fino al 1973, quindi per 14 anni, insomma. Posso forse aggiungere solo una cosa che unisce le ultime due cose che abbiamo detto, quella fiabesca a cui accennavo e quella che diceva invece Alfredo sul rapporto con Strehler? C'è un altro punto del libro in cui Valentina, la chiamerò anch'io così, visto che tutti la chiamiamo così, Valentina racconta di essere stata partner di Raffaella Carrà nel suo esordio cinematografico o televisivo, non mi ricordo, cinematografico. Con Frank Sinatra. Esatto, e all'epoca la Carrà aveva una storia con Frank Sinatra
e però non sapeva molto bene l'inglese, sicché chiede a Valentina di scrivere una lettera a Frank per riallacciare, c'era stato un momento di, come dire, di turbolenza per riallacciare la relazione, e lei scrive questa relazione, questa lettera a Dear Frank, e scrive questa lettera in inglese per farla copiare e scrivere poi dalla Carrà. Poi dopo un po' di tempo Strehler a casa trova la copia di questa lettera di Dear Frank e naturalmente non crede alla storia che sia stata, diciamo, la scrivana della Carrà, e quindi si imbufalisce, si ingelosisce e finisce a sberle. Quindi una relazione un po' tormentata, ma un racconto comunque sempre infiocchettato di eventi in qualche modo al limite del credibile, no? Non so se diciamo questa storia delle sberle fra Strehler e Valentina sia, non so, forse avvolta nella nebbia della leggenda. Ci potremmo pure credere. L'esperienza americana di Valentina, doveva lavorare 7 anni, il contratto era di 7 anni con la Fox, però in effetti dopo 5 anni è riuscita, è tornata in Italia, perché ha fatto solo 3 film negli Stati Uniti, perché dopo il terzo film è successo che il produttore, che era il capo della Fox, Daryl Zanuck, si immaghisce di lei e vuole andarci a letto insieme, tanto per essere chiari, però insieme alla moglie del produttore, e quindi insomma a un certo punto a una festa dove, dice Valentina, succedevano cose strane, e dice molto pudicamente, gli uomini portavano la cravatta annodata in un altro posto, e non specifica. Il produttore prima chiama tutti gli invitati al piano di sopra, dove aveva reclutato 2 povere attrici, le quali stavano nude sul letto e fingevano di fare l'amore, mentre lui andava vicino e diceva you are faking, cioè voi state facendo finta. Poi scendono giù, stavano tutti con un bicchiere in mano, perché racconta Valentina, ai party negli Stati Uniti, a Hollywood, non si poteva fare meno di avere un bicchiere di whisky in mano. A un certo punto il produttore Zanuck dice a Valentina, c'era la moglie vicino, guarda mia moglie, guarda che bei seni. Le strappa la camicetta e sbatte il viso di Valentina sui seni della moglie. Valentina rimane un po' esterrefatta, ma il coraggio di prendere il bicchiere di whisky e di gettarlo in faccia a Zanuck dicendo mi fate schifo, e se ne va. Ecco. E quindi questa è la fine della carriera cinematografica di Valentina negli Stati Uniti, dopo soli 3 film. Com'è che fosse un imprenditore? Beh, questa è un'altra delle tante vite di Valentina, dei tanti ribaltamenti delle vite di Valentina, che fino a pochi anni prima era stata con Strehler, poi verso la fine degli anni 70 conosce questo imprenditore a cui nel 79 mi pare era morta la moglie, cioè lo conosce già da prima, perché De Angeli con la moglie venivano sempre alle prime degli spettacoli di,
di Stella e di Valentina al Picoteato, quindi già si conoscevano. Quando muore la moglie comincia una frequentazione un po' più ravvicinata, un po' più frequente, se vogliamo, e quindi alla fine, nel 1980, c'è questo matrimonio che finalmente consente a Valentina di non dover più pensare al proprio sostentamento, perché De Angeli, ricordiamolo, era uno dei maggiori industriali farmaceutici italiani, era quello che aveva portato in Italia gli antibiotici, la penicillina nell'immediato dopoguerra. Ecco, vorrei raccontare un racconto che mi ha fatto un'amica di Valentina a proposito del suo matrimonio, che è avvenuto a Portofino, tanto per non parlare di divismo, insomma. È avvenuto a Portofino alla presenza soltanto del sindaco, di due testimoni e di un'amica di Valentina, Irene Beretta, la quale appunto ci ha fatto a Milena e a me questo racconto. Dunque racconta Irene Beretta, Nene, per noi amici, che non si smentisce mai come diva, perché ha chiesto al sindaco di ripetere la domanda di rito: vuoi tu sposare, eccetera, perché la prima volta il sì non le era venuto bene. Non è stato bene. A proposito di recitazione, domandiamo a Milena che risulta per essere stata una brava attrice. Io ho avuto, sì, l'ho conosciuta, eravamo nello stesso film, però ho fatto amicizia dopo, quando ho avuto il privilegio di lavorare con Strehler. E lei è stata era straordinaria, perché sotto questo aspetto evanescente, leggero, era una donna alla fine molto concreta e molto positiva. Io me la ricordo, andava in giro con le fotografie di ragazzi giovani per portarli a Strehler, per aiutarli, per farsi conoscere. Comunque poi naturalmente ho potuto seguirla negli spettacoli indimenticabili che ha fatto con Strehler, che per chi ha avuto la fortuna di seguirlo, ancora di più di lavorare con lui, è una fortuna così straordinaria. E dunque poter seguire i suoi spettacoli con Valentina, e ne ho visti tanti, era magico, era una cosa veramente di grande emozione ogni volta, perché lei era un'attrice che comunicava qualche cosa che era al di fuori dei modi comuni di recitare, cioè era veramente originale nel suo porgersi al pubblico e nel suo modo proprio di esprimere i vari personaggi che ha fatto. Insomma, aveva, come si diceva prima, un fascino che era proprio suo e che dal quale non ci si poteva staccare, ecco. Un po' difficile da spiegare. Senti Alfredo, senti Alfredo, tu dici siamo negli anni 67-68, quindi a cavallo anche di un momento di grande contestazione, eccetera, però c'è questi importanti giganti della montagna che vanno oltre Alpe, no? Attraversano città straniere, Vienna, Parigi, Berlino. A Berlino ci sarà Romy Schneider, no? Ci vuoi raccontare un po' proprio di queste città capitali, diciamo, che vedono protagoniste proprio questa operazione? E questo, ma non so, perché
e Valentina mi raccontava di queste, di questi spettacoli, di queste lunghe tournée all'estero, però poi confondeva un po' i ricordi, i piani, gli anni frammentari, ecco. Quindi lei parla addirittura di un, non mi ricordo se a Berlino o a Parigi, di 48 minuti di applausi, cioè già che anche questa è una narrazione a cui noi crediamo, certo, per carità, però insomma ci lascia molto, molto così ammirati, ecco, anche per l'audacia di riuscire a dire queste cose. Sì, sì, insomma, sì. Augusto, se tu vuoi aggiungere qualcosa a queste... Del resto essere divi vuol dire questo, no? Altrimenti insomma, c'è proprio una specie di frontiera, no? Frontiera o si è di qua o si è di là, certo. O si fa il lavoro eccellente dell'attore o dell'attrice, o si è divi, cioè si sta su un'altra nuvola, su una nuvola, no? Dove l'interpretazione, il momento scenico, il magnetismo di cui parlavamo prima, la capacità di coagulare l'attenzione, si fonde però con la capacità di affabulare, di raccontare, di costruire. Cioè questo per esempio lo faceva Fellini, no? Che nelle interviste, diciamo, mescolava qualche notazione che gli sfuggiva, che poi magari serviva da chiave di lettura del film, e con tutto un universo di racconti in cui entravano nani, circhi, storie che nulla avevano a che fare direttamente con il suo film, ma avevano a che fare con questo mito che diventava racconto, appunto nella cronaca che ne faceva in questo caso Fellini, ma Valentina mi sembra appartenere pienamente a questo tipo di universo. Certo. Scusa, possiamo vedere? Sì, però ti ha detto com'è. Allora, si riesce a vedere? Pare di sì. Vediamo se la tecnica è riuscita a avere il suo perfetto. Sono riuscita a metterlo su una tela, ora non so se c'è un soldo, vediamo se va. Se c'è un cane, devo tornare indietro. Volevo prima dire due parole. Non voglio solo spiegare, sono quattro brani. Il primo è dal film Un americano in vacanza, regia di Luigi Zampa del 1946, uno dei primi film girati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in mezzo a montagne di macerie, è il brano finale del film. Poi c'è un brano dalle amiche, colloquio tra Valentina Cortese e l'altra attrice Madeleine Fischer, e sono una la moglie Valentina e l'altra è l'amante di un pittore, la moglie è una pittrice, l'altra è una modella. Poi c'è un brano tratto da, mi pare, Effetto Notte, famoso brano in cui Valentina sbaglia sempre l'uscita di scena e apre un'altra porta invece della porta della stanza, e infine un brano del Giardino dei Ciliegi, con la regia appunto di Giorgio Strehler, una delle regie più belle, più fantastiche del teatro italiano degli ultimi 70-80. Così. Avete scritto? Cosa?
stata la signora Marini, la mia licenza è finita, torno al fronte. Le dispiace che abbia interrotto la sua lezione? Oh no, no. Su bambini, copiate quello che è scritto sulla lavagna. Mi fa tanto piacere di rivederla. Grazie. Credevo che lei mi salvasse ancora. Sul primo momento non dico di no. Lo sa che quella sera l'ho aspettata fino alle 7. Oh, perdoni, ma ho dovuto partire proprio improvvisamente. E poi? E poi? E poi è stata così bella quella notte che non ho voluto sciogliere la corda. Vede, per lei è diverso. Lei è tornata a casa con tutti i suoi ricordi, il viaggio, la guerra, le grandi città, ma per me, che vivo qui solo in questo piccolo paese, un ricordo è una cosa importante. Si può vivere di un ricordo, non bisogna sciogliere. Lei mi capisce, vero? Sì. Senta, volevo pregarla con favore. Questo è il mio ricordo. Quello di cui lei avevo parlato. Ci ho scritto tutto, giorno per giorno. Da quando ho lasciato mia madre sul molo di Milano, fino a quando ho incontrato lei. E ha scritto? Ho conosciuto la signorina molto bugiarda. No. Questo non l'ho scritto. Ho lasciato la prima impressione. Una brava ragazza. Ebbene, vorrei pregarla di conservare. Io torno a fronte. Potrei perdere. E adesso ci tengo molto. Ma se lei parte sempre che ci rivediamo, come farò io a restituirlo? Mi scriverò da America. Me lo spedirò da qui. Se per caso non mi scrivessi più, lo mandi a mia madre. C'è l'indirizzo di una pagina. Ed ora scappa. Tom mi aspetta nella gita. Dobbiamo andare. Che qui è pieno di gas. È un incanto! Oh.
Vorrei rotolare il cilento tutta nuda. E perché non lo fai? Ma no, non si può fare, siamo diventati dei complicati, degli incivili. Ciao Stellina! Come vai? Però sei un po' bagnato, eh? Ma non so più l'umidità, non ti vengono degli umatismi? Tu! Ma per stare sani! Siediti qui, Valentina. Teresina, togli i peperoni. Che cosa state facendo di bello? Stiamo mettendo via i peperoni per quest'inverno. A Milano? Tu? Un set di peperoni. Che brava donna di casa che sei. Io invece sono la negazione, che vergogna. Ma perché sono fatta così, eh? Mi sento così sradicata, così alla deriva. Vedi, i peperoni, sembra niente. Ma se io fossi capace di fare questo, forse sarei salva. Su, andiamo, Teresina. Nessuno ha pensato alla colazione stamattina. Resti con me, va. Svegliati, Teresina, è quasi mezzogiorno, sai. Vorrei sapere per cosa. Mezzogiorno? Ma io avevo un appuntamento alle 11 con Ranieri in Piazza di Spagna. Figurati, ma non c'è di torno. Mi pare se arrivo tardi, che sciagurata. Ciao, tesoro. Scappo, ti aspetto alle 5, eh? Ma dove mi aspetti alle 5? Come? Non te l'ho detto. Ma se sono venuta qui apposta. Oggi pomeriggio devi assolutamente venire con noi. No, non dimmi di no, non puoi mancare. Ma dove? Pisma! Alle 5 al Plaza c'è Pisma. Si trattiene soltanto per un giorno. Pensa che viene in Europa ogni 7 anni. Ma non sai che la mia delle folle di seguaggio. Circo, scuole, class. È un'occasione. Ah sì, ferma così. È un'occasione eccezionale, ma non conosci i suoi esperimenti. Non ne ho mai sentito parlare. Ma Giulietta, ma in che mondo vivi? Quello è gente straordinario, un iniziato, l'uomo donna che racchiude in sé il segreto dei due sessi. Come è unico al mondo, sai? È un oracolo, ti illumina, può cambiare indirizzo la tua vita, svelarti tutto. È un indiano. Un indiano cinese del Tibet, ma cosa importa? Pisma del mondo. Ciao tesoro. Ciao. Giulietta, stai attenta, sono incontri di destino, non puoi mancarli. E chi ti dice che non sei venuta proprio per te? Va, guarda, che io non vengo, mi dispiace se telefona Giorgio e non mi trova. Te ne prendi là, Giulietta. Non mi aspettare. Noi siamo pronti. Yeah. Ok. Ecco. Lei comincia qui. Allora attenzione, silenzio. Proviamo seriamente. Silenzio. Senti tutti. Dunque, attenzione. Sì, questo è Effetto Notte con la regia di François Truffaut. Il film precedente ovviamente non era Le amiche di Antonioni, che sta su un altro DVD, ma è Giulietta e gli spiriti di Fellini, naturalmente. Sei frustrato. Ieri sera quando hai lasciato il pranzo a metà, ah, sei stato molto rilassato. Ho scelto, ho detto giù invece di pallena. Non è grave. Sembra invece che mi cavava. Non è grave, da capo. Ho un'idea. Perché non giriamo con i numeri? Lo faccio sempre con Federico. E poi. Allora, mancano i minuti capisco, Alexandre. E io dico. 35, 18, 31, 6, 7. 48, 21, 15, 18, 7, 9. 17, 10, 10, 8, 4, 91, 6, 9, 1. E ecco le parole. Non è possibile. È bellissimo, ma non possiamo, non possiamo fare in Francia. No, non si può, bisogna dire le battute. Guarda, si silenzio, si silenzio. No, no, bisogna trovare un'altra soluzione, bisogna dire le battute. Poi sì, è colpa tua, perché sei tu che mi hai dato questo l'ultimo momento. Sì. E io adesso le scrivo su dei pezzetti di carta, va bene? Joel, vieni qui, amore, senti. È colpa tua, eh? Allora, francamente non ti capisco, Alexandre. Sei un po' strano da qualche tempo. Taglia le pareti perché c'è il rischio di riparla molte volte. Di che figlio? Qui è comodo sul posto, sta bene? E poi l'ultimo è dietro la colonna. Bene, allora al tuo posto, Severin, per favore. Un momento, il fonico sta ricaricando. È vero, il fonico è pronto. Ecco, grazie. Prima, di verrà. Ecco. Bene. Silenzio. Già? Ma me la 36 prima. Francamente, non ti capisco, Alessandro. Sei un po' strano da qualche tempo. Ieri sera quando hai lasciato il pranzo a metà sei stato molto milano adesso. Pamela. Ero sempre la moglie di Alfonso. Si direbbe che la detesti e fai apposta a non rivolgerle mai la parola. E lei che ci fa qui? Non vedi riparo col signore, su, se ne vada via, presto. E questo è uno supposto problema.
troppo. No. Oh! Ce ne so, ma tanto va bene, eh? Insomma, va bene, no? Va bene, va bene, questa è la porta, guardi. Tu, questa è... No, no, qui ci sono visto meglio. E qui invece c'è la mia porta, hai capito? Oh, andiamo. Si riprende da capo, la rifacciamo subito. Bene, d'accordo? Scusa, ma ti devo proprio fare la stessa cosa. Allora, attenzione, è facile sbagliare. Sono qua. Attenzione, un po' di silenzio, per favore. Bene, motore. Va bene, 36 secondi. Sentri. Francamente non ti capisco, Alexandre. Sei un po' strano da qualche tempo. Ieri sera, quando hai lasciato il pranzo a metà, sei stato molto villano verso Pamela. È pur sempre la moglie di Alfonso, sai? Si direbbe tra te testi che fai apposta a non rivolgerle mai la parola. E lei che ci fa qui? Non vede che parlo col signore? E allora? Smetta di dire! E questo non lo sopporto proprio! Senti, cara, guarda bene. Io lo so che le tue porte sono uguali, ma basta che ti ricordi che devi aprire quella. Questa, ma è questa! Hai un desiderio! È un desiderio davvero! I soldi che stai con dopo sempre per me! Perché non fare? Tu sei l'unica persona che mi capisce! Vedi il mio capello dopo! Certo, certo, certo. Per passare, ma si sa. Ognuno torna al suo posto. Andiamo avanti. Motore. Attenzione. Già. Non è la 36 in testa. Francamente, non ti capisco, Alessandro. Sei un po' strano da qualche tempo. Ieri sera ho lasciato il pranzo a metà. Sei stato molto villano verso Pamela, sai? È pur sempre la moglie di Alfonso. Direbbe che tu la detesti e che fai apposta a non rivolgerle mai la parola. E lei cosa fa qui? Non vede che sto parlando al signore? Allora via, aspetta! E questo non lo sopporto. Se parla un po'! No, io sono molto, non hai colpa mia. Io sono molto confusa. No. Non capisco se lei è un'attrice, l'attrice, la giocatrice, e questo mi confonde molto. Giardino dei ciliegi. No, l'abbiamo messo al massimo. Scusate, gente, non voi signori così incoscienti.
Il giardino dei ciliegi è tutta la proprietà. Bisogna darvi un affitto ai villeggianti. Questo parlo subito, senza perdere un minuto. All'asta ci siamo. Ve ne rendete conto? Eh? Proteggetevi una buona volta. Facciamole queste villette. Così vi danno tutti i soldi che volete. E siete sani. Non so, villette, villeggianti. Mi sembra così lunga. Sono perfettamente d'accordo con te, ragazzi. Io mi metto a piangere, non mi metto a urlare in colpo, non ce la faccio più. Basta, basta. Poppante. Cosa? Ho detto poppante. Ma non se ne va da me. Può darsi che tra poco qualcosa si riesca a decidere. No, una sola cosa da decidere. Basta. Quando c'è lei, nonostante tutto, ci si sente come a lei. Io sono sempre così piena di paura. E aspetto sempre qualcosa, come se da un momento all'altro mi dovesse crollare la borsa. Rispondi, vado al centro, che ti attaccherà. Andiamo troppo, troppo, peccato. Ma che peccato vuole avere lei? Dimenticano che tutta la mia sostanza me la sono mangiata in caramello. E miei peccati, io ho sempre gettato via i soldi come una pazza. Ho sposato un uomo che non faceva più diritti. Mio marito è morto di sciopero. Dio, faceva paura tanto da me. Poi, sì, per mia disgrazia, mi sono innamorata di un'altra e sono andata con lui. E qui, subito, un colpo in testa, il primo castigo. Là, sotto, nel fiume, il mio bambino, America! Via, 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 non tornare mai più, per non rivedere mai più quel fiume. Ho chiuso gli occhi, sono fuggita. La testa bassa, fuori di me, di me, tra sé, un presente, un presente, lasciare mai senza darmi mai un attimo di respiro per lei. Avevo comperato una villa vicino a Mezzogiorno perché laggiù si era malato e per 3 anni non ho avuto un momento di pace, giorno e notte, ne sono uscita a pezzi con l'anima scivola e non lo so. Quando per pagare i debiti ho dovuto vendere la villa e tornare a Parigi, lui si è portato un chilo di cose e se n'è andato con me. Ho tentato di avvelenarmi. Che stupido. Che vergogna. Poi, di colpo, nostalgia della Russia, della mia terra, della mia bambina. Thank you.
C'è Arturo Martorelli, esperto di cinema. Arturo, dai, una domanda a Alfredo Baldi. Arturo dell'Istituto Italiano di Studi Filosofici. Mezzo senza alcun merito. Come sei nati? Abbiamo dei trascorsi. Forse 20 anni fa, o no? Sì. A Ischia la Colombaia, quando la Colombaia lasciava ancora sperare molto. Più di 20 anni fa. Più di 2001. Era il ricordo che subito dopo successe il ritorno di Gemelli. Sì, sì. Diciamo che no. Veramente ho poco, pochissimo da dire, soprattutto perché il background su cui poggia la recitazione di Valentina Cortese è teatrale, e quindi io da cinefilo prendo proprio il minimo sindacale di quello che questi grandi attori che avevano dietro di sé il teatro e hanno potuto dare al cinema. Penso ad altre grandi attrici, naturalmente mettendo tra parentesi i presenti, e penso per esempio alla Proclaimer, penso a grandi attrici, Anna Maria Guarnieri, per esempio, che al cinema hanno dato, hanno potuto dare pochissimo. C'era però in queste attrici ancora visibile, abbastanza, Rossella Falca mi veniva per esempio, visibile ancora quella traccia, come dire, quasi necessaria, dovuta, di narcisismo, che invece in Valentina Cortese non appare, e appare invece la consapevolezza non solo dei mezzi, dei propri mezzi, ma al punto tale da giocare sull'ironia come non raramente capita di vedere. La scena di Effetto Notte implica un lavoro su se stesse, ma soprattutto un lavoro di forte critica del ruolo, che veramente solo una grandissima attrice è capace di a cui è capace di attingere. Ho citato dei grandi nomi del teatro nei quali io, da spettatore televisivo, come dire, boomer, perché quella che a noi sembrava la cattiva televisione invece era una televisione straordinaria, che ci ha lasciato, tant'è vero che ormai si riempiono i programmi della prima serata con il teche teche, cioè attingendo, a Napoli si dice aprire o cascione, cioè la grossa cassa dove sono, ma c'è di tutto, non è il cascione napoletano dove si trova tutto quello che è avanzato, ma tutto quello che bisognerebbe custodire. Personalmente mi è capitato recentemente di vedere una realizzazione della morte di Danton con Mariano Rigillo, con Andrea Giordano, una cosa che dei Giacobini di Federico Zardi credo che non ci sia più traccia, perché l'hanno cancellato per tempo. È rimasto i grandi camaleonti delle grandi regie televisive. Quindi parlo di uno spettatore televisivo che appunto ha avuto la fortuna e il privilegio di vedere La Compagnia dei Giovani, ma l'ha vista in televisione, poi l'ha vista anche a teatro, ma la televisione faceva da traino al teatro e al cinema. Ecco, nella recitazione di Valentina Cortese si avverte una souplesse, una dolcezza, direi veramente molto francese, senza dover parlare necessariamente male degli italiani, non è in questo senso, ma quella souplesse che permette di dominare la scena
facendo finta di non dominarla. Questo è quello che è l'impressione di uno spettatore, diciamo, cresciuto, allevato a teatro e televisione storici. Poi, naturalmente, questo è un commento, vorrei naturalmente confrontare questa mia posizione, questo mio breve commento con quello che appunto il maestro Baldi ha potuto. Ma anch'io non ho mai visto Valentina recitare di persona, ecco, quindi non ho dei parametri precisi di così personali. Per quello che ho potuto vedere dai tanti film che ho visto e da qualche piccolissimo spezzone di opera teatrale, forse solo Il Giardino dei Ciliegi, perché di altre opere teatrali non c'è traccia nei DVD, nelle videocassette. Per quello che ho potuto vedere dai film, Valentina aveva una recitazione estremamente innovativa, perché già negli anni 40 faceva la ragazzina ingenua, ma era un'ingenua vera, spontanea, naturale, una recitazione molto semplice, non era come le ingenue dell'epoca. Faccio un nome per tutti che mi viene in mente adesso: Absit in Iura Verbis, Lilia Silvi, le quali tutte quante avevano tanti birignau, chi in un verso, chi nell'altro. Valentina invece aveva una recitazione semplicissima, molto, molto naturale, e questo si vede per esempio in un film del 42, Due cuori felici, dove recita con altre attrici dell'epoca, adesso purtroppo non ricordo i nomi, e tra l'altro c'è anche Paolo Stoppa, ma c'è un abisso tra la recitazione naturale di Valentina e la recitazione delle altre. Ecco, però vorrei anche sapere l'opinione di Augusto a proposito di questa. Ma i quattro spezzoni che abbiamo visto mi sembra che proprio sono anche ben scelti, perché danno modo di vedere, prima di tutto partendo dalla fine, no? dal Giardino dei Ciliegi, come proprio lei interpreti il ruolo dell'attore come concentrato di segni, no? Segni che hanno a che fare con la prossemica, con la fisionomica, col ritmo, col timbro, con la microfisionomia, e fra l'altro giostri molto bene sulla recitazione teatrale per una regia televisiva, che è cosa diversa, perché bisogna naturalmente dosare la fisionomia, no? Tutto quello che altrimenti si caricherebbe in un primissimo piano, in un primo piano va un po' trattenuto, no? È quello che oggi fa l'aspetto comico di Mussolini, no? Quando vediamo Cine Giornale Luce, lui non pensava di essere ripreso da vicino, si rivolgeva alla folla, c'era questo sovraccarico di fisionomica che oggi diventa comico visto, no? Lei invece mantiene un perfetto dosaggio del pedale, diciamo, del pedale della frizione, no? Sulla fisionomica e anche sulla timbrica, no? Dall'altro lato, come diceva Arturo Martorelli, saper giocare su se stessi, cioè saper interpretare l'attrice che non sa recitare, è l'altro estremo, no? Cioè si parte dal Giardino dei Ciliegi, dove dà una grande prova di padronanza di tutti i registri e anche del doppio aspetto teatrale televisivo, e si va al cinema in cui gioca a non saper recitare, e nel mezzo
metterei le altre due prove, che sono una, un americano in vacanza, una prova d'attore teatrale prestato al cinema, no? Si vede proprio l'impostazione teatrale anche nei tempi, nel porgere la battuta, nel rispondere. E l'altra invece, la prova di un'attrice che si presta, si offre nelle mani di chi la manovra, la maneggia, no? Come un oggetto di scena, come faceva Fellini e come forse poi Milena, che è stata sua compagna nello stesso film, potrebbe confermare o non confermare, potrebbe raccontarci. Cioè Fellini usa gli attori come usa gli oggetti, come usa le scene, no? E quindi ci vuole anche lì una plasticità, una flessibilità che lei dimostra di avere molto bene in questa morbidezza della recitazione con la quale offre il suo personaggio. Non so se Milena vuoi aggiungere. A prescindere così della sua grande maestria, penso che forse, mi è venuto in mente in questo momento, il suo modo di essere nella vita, appunto, estremamente fragile, insicura, quasi qualche volta evanescente, e poi mostrare una grande energia nei suoi modi di agire. L'ha fatto vedere in tante occasioni, appunto dicevo prima, era molto generosa, molto decisa nel voler imporre dei giovani, nel voler aiutare, portando in giro le fotografie, l'ho visto io, per farle vedere a Streller, per parlare di loro, eccetera. La stessa cosa magari avveniva in scena, era capace di momenti così aerei in scena, con questa enorme padronanza, come diceva prima, e per poter affrontare tutti i colori possibili di un'interpretazione, evidentemente poi unito a un maestro che lei è stata con i grandi, che gli davano quello che potevano di guida, perché lei non è che... Io mi ricordo di aver assistito alle prove del Giardino dei Ciliegi. Alla sera non c'erano orari, non c'erano le pause, si andava avanti finché si sentiva di resistere alla tentazione di smettere, perché era una grande festa, un grande avvenimento, era un grande arricchimento continuo stare in scena con Streller e di conseguenza con le sue interpreti, prima di tutto Valentina. Anche quando recitava con Fantozzi, sì, lei grazie. Mostrava tutta la delicatezza del ruolo, cioè non è stata mai al di fuori di quello che era il suo la sua espressione. Grazie, e grazie. Oggi, leggendo quell'immagine dedicata mi ha fatto ritornare in un mondo che non esiste più. Lei rappresenta ancora quella delicatezza di sapersi esprimere, in quella che è la professionalità dell'attrice. Non lo so, che lei si imbarazza se di queste cose. Sì, no, però non è la mia. Amo molto il teatro, anche andare
avete un'aura particolarissima, cioè io non lo so se poi era un'altra cosa perché io la vedevo sempre come attrice, ma oggi ringrazio non so il Baldi, il critico che l'ha descritta, perché la Cortese era è un'attrice un po' sconda per certi aspetti, perché è un po' urticante, perché rappresenta quella che è la vita. In realtà lei era quest'aura che rappresentava, no? Poi era una grande attrice, come io ritengo che lei sia una grande professionista, grazie a Paoli che comunque ha scritto questo libro che ce la ricorda, perché attori di quel genere, come qualcuno ci rappresentava la compagnia dei giovani, Rossella Falca, cioè io sono cresciuta da ragazzina seguendo questi grandi attori e attrici soprattutto. Grazie per il libro che ha scritto, grazie a lei. Ma grazie a lei. Grazie. Volevo, forse, io non so quanto ci sia di strega nella questo monologo per una decina di giro, penso che sia spiegato di più nella storia del teatro, per fare soprattutto le parti che ha questo monologo che abbiamo sentito. Mi sembra di dirvi dire incarnazione dell'attore stregheriano, perché ci sarà, sono io che visto dei gesti che stregherano a molto fare diversi spettacoli che io cercavo di studiare lì in questi, e infatti per gli attori che si modellavano molto al suo modo di fare, Francesco Graziosi, Franco Graziosi e la Lazzarini, insomma, anche lei. Qui io vedo proprio una capacità di uscire ancor più dell'input stradegano. Cioè, qui veramente c'è un'attrice che è addirittura più su dell'assieme di tutto lo spettacolo, che è uno degli spettacoli più potenti, credo che si siano mai visti. Però da dire quanto c'è mai lei, se si ricordasse, quanto c'era di Sperre, quanto di suo, oppure questa è una curiosità, naturalmente mi piacerebbe capire, insomma, lei si ricorda quanto gli attori, quanto prendevano dalla Sperre in questo tipo di monologo, soprattutto qua. Fa dei gesti molto inconsueti, particolari, fantastici, che appunto si dice esce fuori dalla norma della gestualità, che si va verso una fantasia che è decisamente superiore alla norma, insomma, questo era una mia curiosità. Ma Strehler, essendo quell'artista enorme, quell'uomo molto sensibile, captava tutte le possibilità di ognuno e ci aiutava a tirare fuori il meglio, per cui vedendo le prove, appunto, io ho visto quando lavorava su questo monologo finale, erano tante le sfumature che lui riusciva a tirar fuori o a suggerire e che venivano subito naturalmente captate da lei dopo tante ore di prove, e grazie a Dio all'epoca
potevano ancora provare 2-3 mesi invece di ridurre, come si fa adesso, a 20 giorni di prove per fare Shakespeare o per fare Ionesco o Pirandello, come è capitato di fare adesso. Certo, ci volevano, lui aveva tutti, aveva Valentina Cortese e poi tutti i grandi, Ricci, e Gazzolo, e la Lazzarini, insomma questa schiera di enormi attori che riuscivano a captare quello che lui ci trasmetteva e che nessun altro regista, io penso che Strehler sia tuttora, perché le sue opere continuano ad esistere, sia stato così arricchente per l'arte del teatro come lui è stato straordinario. Insomma, vabbè, qui avete Edoardo che è stata, però è un altro discorso, ma si parla sempre di maestri, di geni. Libro o va nella propria libreria e lo ordina, perché non è immediatamente disponibile ovviamente, oppure lo ordina online su IPS Feltrinelli o su Amazon, che io non amo e uso IPS Feltrinelli, quindi online si trova molto facilmente e anche nella propria libreria si può ordinare molto facilmente e nel giro di 2-3 giorni arriva. Poi sappiamo che il professor Alfredo Baldi verrà a Narni, quindi compreremo i libri anche durante il festival di Narni. Ha pure lì per una presentazione. E quindi sicuramente sempre organizzata da Este a settembre. Io fine settembre. Che loro saranno presenti, sia perché qui nessuno ha detto, ma Alfredo Baldi e Milena Vukotic ci sono marito e moglie. Svegliamo anche questo alla fine della certo. E quindi li avremo entrambi a Napoli. Così li ritroverete, sarà il weekend, il penultimo weekend di settembre, sarà la 17ª edizione del Festival Alchimia e Linguaggi e a me resta soltanto da ringraziarvi tutti, ringraziare il professore che è tornato dopo 30 anni in istituto Augusto Steinati, sperando che non passino altri 30 anni. Ma io me lo augurerei, cioè, di ritrovarci. Siamo sempre qua, io ci sto. Ritrovarci prima e naturalmente tutti voi che avete assistito all'incontro e Alfredo Baldi con una tenerezza in più per la sua Valentina Cortese, Milena Vukotic per la sua grandiosità con cui ha letto queste pagine, Carmela Maglietta, grazie, quindi al prossimo incontro. Grazie mille.